Eccoci qui con Maurizio Donadoni, che ha vestito il ruolo di Falstaff nello spettacolo di ieri. Maurizio, com'è stata questa sperimentazione? Com'è andata? Per privilegio d'anagrafe è stato estenuante perché quando fai i laboratori ci sono tanti giovani, inevitabilmente cominci a risentirti giovane anche te, però invece gli anni sono quelli che sono, quindi nel cercare di fare quello che fanno gli altri ti trovi a rincorrere sempre, sei sempre in ritardo, però fa parte del ruolo perché Falstaff più o meno si dichiara cinquantenne, 55enne, sessantenne forse, anche perché quando si parla di quel personaggio tutto sfuma, è un personaggio un po' leonardesco, non ha un contorno, è un po' come Zelig, un po' assume tanti aspetti a seconda dell'opportunità e poi quasi sempre quando compie delle azioni che poi risultano sarebbero eroiche, lo fa per sbaglio. In questo c'è un suo cuginetto piccolino che è Amleto, che quando uccide il re alla fine, dopo una tragedia della vendetta continuamente rimandata, lo fa per uno scambio di spade. Quindi ci sono dei riverberi di tante opere di Shakespeare dentro ogni opera di Shakespeare e Falstaff non fa eccezione. Comunque è stata una bella esperienza, devo dire anche un banco di prova per il fisico perché caldo che fa Avete per lavorato me intensamente questi uomo del giorni. sì, però per me uomo del nord abituato al clima rigido del nord, cioè qua mi domando ma come fanno qua, non so, io qui ma pure dalle 11 del mattino fino a mezzogiorno fino alle 5 alle 6 per me è proibitivo uscire, però insomma bisogna fare le prove, quindi ecco, senz'altro è stata un'esperienza positiva. Uno, per Shakespeare, perché con Shakespeare c'è sempre un incontro con qualcosa di magico e di formativo, perché forma la persona nel mentre lo reciti. Un elemento positivo nell'aver incontrato tanti giovani. In questo momento in cui tutti predicano il distanziamento, noi ci siamo giustamente avvicinati, senza esagerare, diciamo. E poi per la gente il posto e questa compagnia, climax, climax, non so come, che è una bella realtà, insomma, e sicuramente si espanderà e farà tante belle Quindi è un'esperienza che porterà nel cuore. cose. Vabbè, se lo trovo il cuore da qualche parte che dovrebbe essere, ogni tanto lo sento che batte. Qualche cosa di aritmico, allora mi accorgo che c'è, ahimè, che in realtà gli organi quando vanno bene non li senti, quando cominci a sentirli vuol dire che qualcosa non va, però certo, ma tanto più perché è fatta in un momento particolare per tutta l'Italia, per tutto il mondo teatrale e anche questa iniziativa per come è intitolata, sharing, cioè condividere, credo, no? Che voglio dire questo, è un esempio non a parole, un esempio coi fatti, che naturalmente ha tutti i suoi pro e i suoi contro. Io al posto di Luca non sarei capace di fare niente, perché solo il fatto che qualcuno ti dice ah mi serve una botte, sì pronto vado a prenderla, e dopo mezz'ora è qua con la botte. Ragazzi, è una roba che io non ho una particolare attitudine ad amare gli organizzatori, quelli che frequento io, perché oramai non parlano più con gli artisti, gli organizzatori, parlano solo con i ministeri. Per cui gli chiedi una cosa, no? Mentre io vengo da un'epoca, che erano gli anni 70, in cui un regista poteva chiedere a un organizzatore, senti, voglio abbattere un po' il muro di questo teatro ed entra, e lo spettacolo comincia con una mietitrebbia che entra. Ecco. E l'organizzatore dice, sì, vediamo come si può fare. Oggi se gli vai a dire una cosa del genere ti mandano al neurodeliri immediatamente. Quindi lo staff sono stati molto bravi perché non è facile star dietro a. E uno si domanda, ma perché l'hanno fatto? Perché tirarsi addosso
tutto sto lavoro da fare, però c'è anche da dire che la gioventù è fatta così. Mi ricordo che anch'io quando ero giovane facevo così, per cui... Senti Maurizio, ci vuoi fare un saluto da Falstaff? Da Falstaff? A me piace molto perché, come in genere, quando in Shakespeare ci sono parti molto che fanno molto ridere e nello stesso momento parti che fanno molto riflettere. E la, come si dice, la struttura è proprio quella del climax, anticlimax. Crei un basso continuo in un certo modo e dopo lo contraddici con un... Ma in Falstaff è così, quando parlano di guerra, no? C'è sempre questo fatto di andare in guerra, di dimostrare che sei una persona che tiene all'onore, che sei valoroso, che sei eroico, ma poi c'è tutto il resto dell'animo umano che Falstaff manifesta, che hai paura, che non vuoi morire, che vuoi godertela, che è più giusta la vita piuttosto che la morte in battaglia, eccetera, eccetera, eccetera. E infatti c'è questo bel monologo dove dice, ma cos'è l'onore? Niente. Può riattaccarti una gamba l'onore? No. Può riattaccarti un braccio? No. Può lenire il dolore di una ferita? No. Il soldato che annega nel suo stesso sangue, lo sente l'onore? Lo percepisce? Lo vede? Lo tocca? No. È impercettibile per i vivi, per i morti. Per i vivi nemmeno, perché la calunnia e l'oblio lo inghiottono. Che cos'è allora l'onore? L'onore non è niente, è uno stemma da funerale. E qui finisce il catechismo. Grazie Maurizio, grazie davvero di cuore. Grazie a voi. Da parte di tutto lo staff, da parte di tutti, insomma. Grazie. Ciao.